Grazie Presidente. Allora, con il presente ordine del giorno il Movimento 5 Stelle chiede di impegnare la Sindaca e la Giunta a far sì che l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma disciplini puntualmente e con maggior rigore l'attività di monitoraggio sui servizi erogati e da erogare sul territorio dall'amministrazione in tema di pari opportunità, al fine proprio di promuovere e migliorare la cultura di genere e il rispetto del principio della non discriminazione. Si sottolinea innanzitutto che il regolamento dell'Assemblea Capitolina all'articolo 111 prevede proprio che l'Agenzia espleti una duplice funzione, innanzitutto quello di verificare e migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali sul territorio, e in secondo luogo attività di supporto tecnico-conoscitivo dell'Assemblea Capitolina, del Sindaco e della Giunta. Tutto ciò avviene attraverso una relazione annuale che appunto espleta appunto lo stato dei servizi, che è il principale poi strumento di analisi delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi erogati da Roma Capitale, ed è il mezzo poi con cui l'Agenzia rende noto e rende conto all'Assemblea delle attività svolte. Ora, per entrare appunto nel tema, il 2007 è stato proclamato da parte dell'Unione Europea anno per le pari opportunità. Quindi l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi ha ritenuto di avviare un nuovo filone di approfondimento proprio su questo tema, considerato di particolare rilevanza sociale. E la stessa ha, nell'anno 2008 e 2009, stilato due relazioni, offrendo un contributo quindi alla ricostruzione della situazione esistente in termini di genere all'interno della cultura aziendale. In particolare sono state appunto raccolte informazioni dettagliate nell'ambito del cosiddetto gruppo comune di Roma in merito ai principali dati riguardo i lavoratori dipendenti delle aziende, le ore lavorative, i livelli di retribuzione, i giorni di assenza, ma c'è stato anche un'attenzione sulle misure concrete volte al perseguimento delle pari opportunità, ed è emerso proprio che l'attenzione alla dimensione di genere ha spinto molte aziende ad intraprendere piani di azioni positive. Le amministrazioni pubbliche infatti debbono predisporre il piano triennale delle azioni positive, di cui appunto si è parlato poco prima. E lo stesso individua misure specifiche per eliminare in un determinato contesto le forme di discriminazione eventualmente rilevate. In questo contesto e attraverso questo ordine del giorno, infatti, si chiede, al pari della relazione del piano delle azioni positive, quindi sulla falsariga del piano delle azioni positive, che la relazione annuale dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi preveda un monitoraggio incentrato sulla qualità e quantità di tutti i servizi erogati sul territorio di Roma Capitale in tema di pari opportunità e contrasto alla discriminazione, e quindi non solo dati relativi a livello aziendale, di cultura aziendale, e che la stessa, di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale, rilevi la reale domanda di servizi provenienti dai territori. Si chiede inoltre con l'ordine del giorno che venga affidata alla direzione pari opportunità del Dipartimento Comunicazione la gestione delle risultanze di questa attività di monitoraggio, prevedendo che annualmente, attraverso una relazione, venga definita puntualmente la programmazione, l'attuazione, proprio per apportare eventuali modifiche, correttivi ed anche integrazioni, ma soprattutto che tale relazione dovrà essere inviata entro giugno alla Commissione elette pari opportunità per le dovute verifiche e valutazioni di indirizzo. Grazie.